Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è lunedì 10 di maggio del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Settimana dopo settimana, leggendo da uno, due, tre capitoli della parola di Dio e attraverso questo piano di letture della scrittura, noi leggeremo l'intera Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Dunque ti invito ad accompagnare e leggere la Bibbia insieme a me e in questo cammino scoprire il piano di Dio per la nostra vita. Noi oggi continueremo la nostra lettura nel libro di Deuteronomio, quindi l'ultimo libro del Pentateuco, molto importante questo libro che c'è un riassunto, una riproposta della legge, della Torah, che naturalmente è composta dai primi cinque libri del Pentateuco, però dico una riproposta perché viene dopo ripetuta la legge per una generazione che non era uscita dall'Egitto, ma che era nata nel deserto e quindi il Signore ricorda il suo patto fatto con il suo popolo ed è molto importante meditare in questi principi per la nostra vita. Durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 18, 19 e 20. Quindi mi raccomando, se perdi una puntata, nessun problema. Puoi sempre tornare qui nel canale di Nicodemo Fabiano e riprendere la lettura. Tanto è vero che io lascio libero a te il sabato e la domenica in modo che tu possa leggere e ascoltare la parola di Dio tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure quando vuoi e dove vuoi, subito dopo mezzogiorno, quando c'è la live, quando noi facciamo la lettura. Inoltre ti invito sempre a pregare con me su Alba Nuova Potenza nella preghiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino su Facebook nella pagina di Alba Nuova Potenza nella preghiera o anche qui nel canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Leggiamo la parola del Signore. Quindi, come ho detto e ripeto, leggeremo capitolo 18, 19 e 20 del libro di Deuteronomio. Parola del Signore. I sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità con Israele. Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e dell'eredità di Lui. Non avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli. Il Signore è la loro eredità, come Egli ha detto loro. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora. Essi daranno al sacerdote la spalla, le mascelle e lo stomaco. Gli darai le primizie di tutto il frumento del tuo mosto e del tuo olio e le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché il Signore, tuo Dio, lo ha scelto fra tutte le tribù perché egli e i suoi figli si presentino a fare servizio nel nome del Signore per sempre. Quando un levita, partendo da una qualunque delle città dove soggiorna in Israele, verrà seguendo il pieno desiderio del suo cuore al luogo che il Signore avrà scelto e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno lì davanti al Signore. Egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, oltre a quello che gli può venire dalla vendita del suo patrimonio. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché? Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai
danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore tuo Dio non te lo permette. Per te il Signore tuo Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Avrai così quello che chiedesti al Signore tuo Dio in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo gran fuoco affinché io non muoia. Il Signore mi disse: quello che hanno detto sta bene. Io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli e metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio nome, io glieli domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo: come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, non lo temere. Deuteronomio capitolo 19. Quando il Signore tuo Dio avrà esterminato le nazioni di cui il Signore tuo Dio ti dà il paese, e tu succederai a loro e abiterai nelle loro città e nelle loro case, metterai da parte tre città in mezzo al paese del quale il Signore tuo Dio ti dà in possesso. Costruirai delle strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore tuo Dio ti dà come eredità, affinché qualunque omicida si possa rifugiare in quelle città. Ecco, in qual caso l'omicida che vi si rifugierà avrà salva la vita, cioè colui che avrà ucciso il suo prossimo involontariamente senza averlo odiato prima. Se uno, ad esempio, va al bosco con il suo compagno a tagliare legna e mentre la mano alza la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una delle queste città e avrà salva la sua vita. Altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe seguire l'omicida. E se questi deve andare troppo lontano a raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre non era passibile di morte, perché non aveva prima odiato il compagno. Perciò ti do quest'ordine: metti da parte tre città. Se il Signore tuo Dio allarga i tuoi confini come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese che promise di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore tuo Dio e camminando sempre nelle sue vie, aggiungerai tre altre città a quelle prime tre, affinché non si sparga sangue innocente in mezzo al paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità e tu non ne renda colpevole d'omicidio. Ma se uno odia il suo prossimo, gli tende insidie, lo assale, lo percuote, in modo da causare la sua morte, e poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo daranno nelle mani del vendicatore del sangue affinché sia messo a morte. Il tuo occhio non ne avrà pietà, toglierai via da Israele chi ha sparso sangue innocente e così sarai felice. Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, poste dai tuoi antenati nell'eredità che avrai nel paese di cui il Signore tuo Dio ti dà in possesso. Un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo. Qualunque sia il delitto, il peccato che questi ha commesso, il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre
testimone. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno, e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Deuteronomio capitolo 20. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, non li temere, perché il Signore, tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. Quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti e parlerà al popolo e gli dirà: ascolta Israele, voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno. Non temete, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro. Perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Poi i responsabili parleranno al popolo e diranno: c'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e sia un altro a inaugurare la casa. C'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ha ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e sia un altro a godere il frutto della vigna. C'è qualcuno che si è fidanzato con una donna e non l'ha ancora presa? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e un altro se la prenda. I responsabili parleranno ancora al popolo e diranno: c'è qualcuno che ha paura e sente venir meno il cuore? Vada, torni a casa sua, affinché i suoi fratelli non si scoraggino come lui. Quando i responsabili avranno finito di parlare al popolo, si nomineranno degli ufficiali alla testa del popolo. Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se acconsente alla pace e se apre le sue porte, tutto il popolo che si troverà ti sarà tributario e soggetto. Ma se essa non vuole far pace con te e ti vuole far guerra, allora la sederai. E quando il Signore Dio l'avrà data nelle tue mani, ne passerai a fil di spada tutti gli uomini, ma le donne, i bambini, il bestiame, tutto ciò che sarà nella città, tutto il suo bottino li prenderai come tua preda e mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il Signore tuo Dio ti avrà dato. Così farai per tutte le città che sono lontane da te e che non sono città di queste nazioni. Ma nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà come eredità, non conserverai in vita nulla che respiri, ma voterai a completo sterminio gli Ititi, gli Amorrei, i Cananei, i Ferisei, gli Ivei e i Jebusei, come il Signore il tuo Dio ti ha comandato di fare, affinché non vi insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli che hanno per i loro dei e voi non pecchiate contro il Signore Dio vostro. Quando farai guerra a una città per conquistarla e la cingerai d'assedio per lungo tempo, non ne distruggerai gli alberi a colpi di scure, ne mangerai il frutto, ma non li abbatterai. L'albero della campagna è forse un uomo che tu debba includerlo nell'assedio? Potrai però distruggere e abbattere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto
e ne costruirai delle opere d'assedio contro le città che fa guerra contro di te finché cada. Parola del Signore. Quindi noi ringraziamo Dio per questa lettura. Domani noi continueremo con fede per la grazia di Dio a leggere la parola del Signore. Quindi mi raccomando, non mancare. Noi vogliamo continuare sempre in questo cammino di parola di Dio, a meditare, a leggere, a conoscere il piano e proposito di Dio per la nostra vita. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, che l'amore del Signore stia sopra di te e ti possa guidare, non solo in questa giornata, ma la tua intera esistenza, nel nome di Gesù. Dio ti benedica.